Era certo che ce l'avrebbe fatta, e invece Nicola Taddeo di Novi Velia, poco più di 57 anni e una vita davanti a sé, se n'è andato, strappato alla famiglia, alla sua vita, ai suoi grandi amori dal coronavirus, che non gli ha lasciato scampo. Nicola era ricoverato da una settimana nella rianimazione del San Luca di Vallo della Lucania e il suo cuore ha cessato di battere per arresto cardiaco. Era stato intubato a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'uomo era sposato, sotto shock la comunità locale. Il suo sorriso trasmetteva gioia, così come il suo encomiabile altruismo, a tutti coloro che in tanti anni ha servito presso una nota attività commerciale della cittadina vallese. Tantissimi messaggi di cordoglio pubblicati su vari profili di Facebook. L'intero Cilento si stringe al dolore che ha colpito la moglie e tutte le persone a lui care. Caro Nicola, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe arrivato così all'improvviso e che saremmo stati qui a ricordare insieme la bella persona che sei, il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegria. Infine, ma non per importanza, la tua generosità e il tuo altruismo. Ciao Nicola.